voi siete i primi in tutta Italia ad aver attivato un servizio del genere. Siamo orgogliosi di questo e francamente ci auguriamo però di essere soltanto davvero un primissimo spunto per tutti quanti, perché questo circolo virtuoso diventi un plus per tutta la scuola italiana. L'educazione va fatta con gesti concreti, al di là di mille teorie o mille convegni realizzati in giro. È la prima scuola in Italia, l'Istituto Benjamin Franklin di Vitonto, che con i vicini dell'Istituto Sacro Cuore hanno attivato la prima Casa dell'Acqua, un posto per ricaricare le proprie borracce abolendo l'uso della plastica sin dalla tenera età. Noi abbiamo creduto in questo progetto sin dall'anno scorso, quando abbiamo aderito ad un'iniziativa del Volvo per liberare il mare dalla plastica. Da quel momento in poi ci siamo impegnati concretamente. Un segnale forte e concreto per le famiglie e per i nostri studenti era quello di realizzare una casa dell'acqua e soprattutto distribuire loro anche delle borracce in alluminio regolarmente certificate per l'utilizzo dell'acqua all'interno del nostro istituto e dei loro nuclei familiari senza l'utilizzo della plastica. Quanti ne avete distribuite oggi? Oggi abbiamo distribuito 400 borracce e abbiamo chiesto loro un pegno di portare e di consegnare qui da noi 20 bottigliette di plastica da smaltire regolarmente. Piena di gioia e tanta speranza la dirigente dell'Istituto Maestre Pie Filippini, Suor Gabriella. Dopo la mia esperienza in Svizzera mi sono ritrovata a Vitonto, in questa scuola bellissima dove circolano e vivono migliaia di bambini da quando sono qua. L'esperienza di oggi credo che sia uno dei momenti più belli nella storia della scuola, perché vede finalmente l'importanza di ripulire il nostro paese da ciò che lo inquina. Avremmo mangiato fra un po' plastica e bevuto plastica. Invece questo momento sarà segnato nella storia della scuola e credo che sia segnato nella storia del mondo, non soltanto della nostra scuola. Quindi ringrazio chi ha avuto l'idea e sono i nostri vicini di casa, l'Istituto Benjamin Franklin, con il quale lavoriamo veramente insieme in armonia e speriamo che un giorno la nostra scuola diventi istituto comprensivo con l'Istituto della Benjamin Franklin. Soddisfatta per l'iniziativa anche l'assessore alla pubblica istruzione Marina Salierno. I bambini sin dalla giovane età quindi devono capire il rispetto dell'ambiente e come cosa molto importante proprio affinché possano continuare a vivere in un ambiente più pulito e civile.